Come Agrofarma, che è una delle associazioni di Federchimica che raggruppa il mondo delle aziende di agrofarmaci, la parola innovazione è estremamente importante e assume maggiore importanza in un momento come questo, direi, di proprio transizione ecologica, nel senso che c'è una Farm to Fork che ha definito un percorso di sostenibilità al quale ci rifacciamo in termini di visione generale e invece verso il quale avremmo qualche perplessità, soprattutto quando si parla di riduzione quantitativa e obiettivi di riduzione degli agrofarmaci. Il piano strategico della PAC cerca di fare questo, cerca di mettere a disposizione degli agricoltori e dei lavoratori una serie di strumenti di politica economica molto diversi tra loro, per cogliere le sfide dell'innovazione, della conoscenza da parte delle imprese, per trasferire modalità di produzione più sostenibili, per favorire la realizzazione di investimenti in nuove tecnologie, per favorire la realizzazione di investimenti per produrre energia rinnovabile e risparmiare nei costi di produzione. Ora, il piano della PAC fa tutto questo, bisogna leggerlo con positività, coglierne le opportunità, sicuramente c'è ancora da migliorare e è quello che Ministero e Regioni stanno cercando di fare in vista dell'avvio nel 2023.